Nina Zilli, protagonista dell'ottava edizione di Buon Compleanno Mimì. Mi ricordo un 2010 con un festival di Sanremo dove il premio della critica Mia Martini lo vincesti proprio tu. Eh? Sì. Quindi la connessione con Mia Martini ce l'abbiamo già. Certo, ma poi il bello è che il giorno dopo in sala stampa, quindi della mia prima intervista ufficiale, diciamo, già mi tremavano le gambe, mi consegnarono proprio tutti i premi della critica. Quello di Mia Martini, insomma, perché per me chiaramente significa tantissimo. E ricordo che mi fecero questa domanda: cambieresti mai il tuo premio per quello del vincitore? E io dissi no, proprio un no secco. E no, dissi no, ma vorrei motivarlo, nel senso, so che magari uno... Beh, magari entrambi potevano andare bene. Certo, cioè, beh, quello sarebbe stato proprio il massimo. Però, insomma, no, da... quella canzone non solo l'ho scritta, l'ho arrangiata, l'ho prodotta, quindi insomma per me quel premio contava tantissimo. E questa sera essere qui per te che cosa rappresenta? Una grandissima emozione essere qui questa sera e cantare un pezzo credo praticamente sconosciuto ai più di Mimì, una Mimì Bertè giovanissima, insomma una delle mie cantanti preferite, addirittura mia madre aveva il suo taglio di capelli degli anni 90 e quindi in famiglia siamo proprio fan da sempre. Lei fa parte del nostro DNA, credo di italiani, ancora prima che di cantautori o di cantanti e interpreti, ecco. Senti Nina, ci siamo un po' preoccupati per te queste settimane, hai pubblicato questo post con, diciamolo, con questo trucco rosso, certo, per non dire insanguinata, sì, sì. Ma tutti si sono spaventati, ti hanno scritto sotto cosa ti è successo, eccetera. Esatto. Tu però il mistero l'hai tenuto per un po' di ore prima di dirci che era un video, insomma ci hanno creduto anche personaggi importanti a questa faccenda, invece era un video. Sì, no, era assolutamente un video e poi così ho scoperto che chi guarda i post non sempre guarda le stories, perché io la notte prima... avevo proprio postato dei backstage, dei chiari backstage, c'erano attrezzisti, però evidentemente quel lasso di tempo non è bastato per far coincidere due cose. Tra l'altro, infatti, non vi preoccupate, stiamo tutti bene. Tutti bene. Soprattutto Dante all'occhio a posto, che lui era quello messo peggio dei due. No, era semplicemente il video di Vasco a San Siro, una promozione, diciamo, inconsapevole, si può così dire. Non volevamo farvi spaventare, ecco, questo soprattutto. Ce l'hai fatta nonostante questo. A proposito di questo singolo, raccontiamolo, è uscito pochi giorni fa il video. Digitando Vasco a San Siro, nelle prime due posizioni esce Vasco a San Siro. Certo, nella terza ci siamo, vi siete sovrapposti. Ci siamo sovrapposti. Però nella terza ci siete già, quindi sì, come sì, sta sì, andando? Tra l'altro, esatto, Vasco, diciamo, ci ha dato anche il battesimo del pezzo, per cui siamo contentissimi. E Vasco a San Siro, che sia la nostra canzone, che sia di fatto Vasco a San Siro, non ti stanca mai, 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 mai. Quindi va sempre bene. Grazie Nina Zilli, in bocca al lupo per questa sera. A voi.